Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi sarà un video un po' inedito, in quanto faremo una sfida, ma non sul cibo, ma questa volta sull'allenamento, dato che di solito abbiamo fatto per ora solamente sfide sul cibo. Faremo un circuito come sfida e chi ci metterà meno tempo per finire il circuito vince. Semplice. Che vince? Niente, perché non se potremmo giocare niente, manco se potremmo vedere in questo periodo, quindi direi che la gloria è più che meritata. Sarà una sfida a tempo in cui dovremmo completare un circuito composto da 4 esercizi che sono 10 squat jump, 10 bar press, 10 piegamenti, 10 crunch. Nel caso uno avesse il tapis roulant potrebbe sostituire i crunch e metterci 200-300 metri di corsa sul tapis roulant, comunque alla vostra intensità. All'inizio era studiata in questo modo, poi dato che non posso correre per strada e comunque non posso portare altra gente per farmi riprendere mentre corro, ho deciso di sostituirlo con i crunch. Prima vedrete me che affronterò il circuito e successivamente lui. Comunque in alto a destra e in alto a sinistra dovrebbe partire il timer. Comunque io utilizzerò anche l'orologio e lo vedrò anche dall'orologio più o meno quanto tempo ci metto. Sperando che non mi si blocchi, però se mi si blocca dirò che ci ho messo di meno e quindi vinco la sfida. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like al video e se per caso vi siete persi qualche video in cui magari volete un altro circuito, ne è uscito uno qualche giorno fa. Nel caso in cui volete allenarvi senza attrezzi, ne sono usciti vari video e li potete trovare anche sulla mia pagina Instagram in cui ho fatto 2/3 post. Penso di aver detto tutto, mi raccomando iscrivetevi, commentate, direi che adesso mi riscaldo e poi iniziamo. Ok ragazzi, mi sono riscaldato, vi ricordo gli esercizi: 10 squat jump, 10 bar press, 10 piegamenti, 10 crunch. 4 volte, chi ci mette meno tempo vince, che vinca il più bello, cioè io. 2, 1, via. Ok, già sto a morire. Ok, primo giro, per me è finita, no? Chiamate l'ambulanza. Già il secondo giro, bene! Stessi, non scommettete su di me! Porca dio! Fallo senza... Chiama l'aiuto! Dai, senza... piegare, sì. No, no. Va fatto! Non ho mai visto una cosa più pietosa di questo, ti giuro, il saltello, mamma come lo fai?
Mi posso rendere? Dai, dai, su! Chiamate il pronto soccorso. Manco l'acqua, Giorica, manco l'acqua! Ma prendi il sole? Ma manca il CrossFit. È la cosa più umiliante dopo tutto, penso. Dai, su, terzo giro. Federico, secondo me, ha già finito. Stai a 6 minuti. Gira la testa. Dai, burpees. Dai! Burpees, senza piegamento. Fida, è più facile. Oh, una rana! Attenzione! Un canguro! È tutto fomentato! No, 4. 4. Vai canguro, vai a canguro, vai. Mi gira tutto. Ma il saltino non hai fatto. Pensa con la borsa com'è. Vai, 8. Vai, vai, 10 piegamenti, subito, 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 subito. Sì, ma così stai pregando. Steso. Dai, su. Cioè, 9 minuti e stai ancora così. Ci riesci sotto il quarto d'ora a finire il quarto giro e a non morire prima? Cioè, amo, 20 minuti per fare un circuito del genere non ti riconcedo. 1, vai, 2. Porco... Guarda che ti minaccio. Mi faccio la donna. Non ce la faccio più. Va bene. Ne ho fatte 10, eh. Sembri un pesce. Amore, in giro stai morendo. 1 2 3. Cioè, questa è la parte più semplice per te. Alcune considerazioni? In 10 minuti ho bruciato 100 e passa calorie. Sto per avere un infarto. Secondo me non dovevo mangiare quella carbonara. Solo ieri? Era quel mezzo chilo di pasta che servivo. L'ultimo. Ma che fa? Concentrato, l'ultimo, cavolo, l'ultimo. Vai. Vai 1. Vai 2. Vai 3. E 10. Vai, vai, burpees, burpees. Lo vai, burpees. Saltino, è carino. Saltino carino. Giù. Oh! Mi fa male la schiena. Capo. Amo, non riesci a stare anche sotto al quarto d'ora. Io vorrei... Ma dai! Dopo 11 minuti e 40 secondi
Ma arrendo. All'inizio lo volevamo fare 5 volte. Merito tanti insulti sotto al video. Ok, dato che mi sono reso, penso che Federica abbia vinto a prescindere. Ok, Antonello non è riuscito a concludere il circuito, ha fatto solo 3 giri, ha iniziato il quarto e si è fermato, mi sembra, ai burpees. Io proverò a finirlo, ovviamente, da quello che ho capito e da quello che mi immagino sarà un'impresa abbastanza ardua, ma ci proveremo. Quindi, timer alla mano, 3, 2, 1, via! Primo giro. Secondo giro. Terzo giro, ok, sta iniziando l'ultimo giro, questa volta mi sono preso un po' più di recupero perché le gambe già cominciano a tremare, ma soprattutto quello che ammazza sono i piegamenti dopo i burpees. Dopo aver stressato le gambe e il petto, lo vado a richiamare una volta, cioè un'altra volta con i piegamenti, quindi è veramente stressante. Stai ancora riprendendo? Antonè, mortacci tua, visto che non c'ho più fiato, fai delle conclusioni. Vi ringrazio per aver visto questo schifo, che ha fatto tanto schifo. Spero che almeno vi abbia strappato una risata. Io no, lei che riprendeva sì. Per questo video è tutto, non chiedetemi mai più dei circuiti perché non li farò. Non so neanche perché mi è venuta in mente questa idea.
E se mi viene in mente un'idea del genere, Federico, picchiami. Quindi. E Chiara, lasciami. Ok. Vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi, insultatemi, fate quello che vi pare. Provate il circuito, perché se sei allenato per questo tipo di cose mi gira la testa. Se sei allenato per questo tipo di cose è spaziale. Nel mio caso, che non faccio un cazzo per ora, però vabbè, ma che ho fatto solo forza, è pazzia. Da Antonello è tutto. Da Federico è tutto. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.